Ciao, facciamo un finto Mont Blanc di castagne con la crème fraîche e il cioccolato. Ciao! Fate un salto. Fame? Ma tu da qui mi prendi? Sì. Ciao! Ciao! Fate un salto da me. Allora, in realtà l'ho chiamato finto Mont Blanc perché per la presenza ovviamente delle castagne. Qui utilizzeremo delle castagne sottovuoto, quindi precotte. Ve lo dico per comodità, le trovate già al supermercato così. Se volete potete partire dalla castagna intera, andarla a lessare con l'alloro, come normalmente si fa, e poi pelarla. È un lavoro molto più lungo, io l'ho fatto la settimana scorsa e ve lo sconsiglio. Quindi, castagne. 500 grammi di castagne, quindi due confezioni. Le andiamo a far cuocere ancora con del latte. E le lasciate cuocere fino a che non si sfaldano completamente e fino a che il liquido si sarà completamente assorbito, perché dopo andiamo a passarle aggiungendo anche la crème fraîche. Allora, le castagne stanno finendo di cuocere, considerate una consistenza del genere, quindi vedete che il liquido non ce n'è più. La castagna è completamente disfatta. Noi andiamo ad aggiungere adesso lo zucchero. Vado a spegnere il fuoco. Saranno un 100-150 grammi di zucchero e aggiungiamo anche il cacao amaro. Lasciamo raffreddare qualche minuto. Che profumo! Allora, le castagne hanno assorbito tutto il liquido, abbiamo aggiunto il cacao, abbiamo aggiunto lo zucchero. Adesso facciamo una cosa, frulliamo tutto in modo da avere un composto omogeneo, lo facciamo riposare un po' e poi andiamo a creare i nostri vermicelli. Che buono! Adoro le castagne col cioccolato. Allora, questo è il composto leggermente frullato, se rimane a pezzi non succede niente, va benissimo lo stesso, l'importante è avere questa bella consistenza. Ora, il composto andrebbe fatto riposare un po'. Noi non lo facciamo riposare, lo andiamo a mettere direttamente in uno schiacciapatate, che viene usato anche per i passatelli, e creiamo i nostri vermicellini. Crème fraîche. In realtà ci va quasi a sostituire la panna, questa è una panna acida, però in realtà dà una freschezza completamente diversa e risulta anche meno pesante di una panna montata tradizionale. E a questo punto dobbiamo aggiungere il cioccolato fondente sciolto a bagnomaria o nel microonde. Io ho sciolto il cioccolato a bagnomaria e lo vado a versare. Io potrei impazzire per questa cosa. Poi, se avete delle meringhe, ora io nel procedimento non le ho fatte, stamattina però ne ho fatte circa 200, prendiamo una meringa che è grande, una meringa come questa, e la andiamo a spezzettare tutta qua attorno, perché nel Mont Blanc ci starebbe bene anche la meringa. È una porzione abbondante, però i dolci servono per coccolarsi, quindi eccoci, pronto! Finto Mont Blanc con crème fraîche, cioccolato, castagne e meringhe. Buon appetito! Scarica l'app di Cameo Crème Fraîche, troverai tantissime gustose ricette.